Siamo lodati Gesù e Maria, fratelli e sorelle e carissimi, oggi con il cuore pieno di gioia la Chiesa celebra la solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, che è la grande festa che pone fine a tutto quanto l'anno liturgico, al ciclo liturgico, ed è una celebrazione che ha un senso molto chiaro, molto evidente, mostrare. Voi sapete che l'anno liturgico comincia con la prima domenica di Avvento e appunto termina con la festa di Cristo Re, no? Già domenica prossima sarà la prima domenica di Avvento. Che cosa succede durante quest'anno liturgico? Permettetemi questa piccola premessa perché possiamo comprendere bene quello che la Chiesa vive, no? Nell'Avvento noi ricordiamo che Dio ha mandato il suo Figlio sulla terra, e culmina nel Natale, per salvare il mondo. Ha cominciato a inaugurare il suo regno, ma tuttora oggi noi non vediamo che il regno di Dio sia in atto sulla terra. Penso che voi non lo vediate, io non lo vedo da tante parti, insomma, no? Ecco, però lungo dopo lo svolgersi della vita terrena e della storia, la fine della storia, Gesù Cristo regnerà. Volenti o nolenti, tutte le nazioni a lui si piegheranno, e quel Gesù che ha voluto manifestare nel tempo una modalità così paradossale, adesso la vedremo, di regalità, perché ditemi voi quale re sulla terra c'ha come trono la croce, c'ha come corona le spine e al posto di averci in mano lo scettro c'ha le mani trafitte dai chiodi. Io non ho mai conosciuto nel corso della storia nessun re che regni in questo modo così paradossale. Ecco, questa manifestazione della regalità terrena di Gesù non è un segno di debolezza, come vedremo, è un segno di forza in attesa della manifestazione gloriosa del Signore. Perché alla fine della storia, guardate, questa è la nostra fede, volenti o nolenti, credenti o atei, piaccia o non piaccia, il cuore, il fulcro e il fine e l'origine della storia, come San Paolo mirabilmente descrive nella seconda lettura, è Cristo. Ecco, andiamo adesso a vedere nel dettaglio le letture di oggi, che cosa ci dicono. La prima caratteristica della regalità del Signore: nella prima lettura abbiamo ascoltato l'episodio dell'unzione di Re Davide da parte degli anziani di Israele. Riprendiamo alcuni aspetti, perché sapete che Davide nell'Antico Testamento era figura di Cristo e la regalità di Davide era figura della regalità di Cristo sul suo popolo. Come è stato unto Re Davide? No, sapete che Davide ha preso il posto di Saul. Saul era un re originariamente scelto da Dio, ma che poi si è reso indegno, e questa indegnità, che era già stata ratificata a causa del comportamento veramente disdicevole di Saul dall'Altissimo, viene però riconosciuta dal popolo che misconosce Saul ed elegge e unge re sopra di loro Israele. Vennero gli anziani a Hebron, unsero Davide re di Israele, dopo che avevano detto a Davide: noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu riconducevi Israele, ma il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele. Cosa indica questo brano? Attenzione, questa è una cosa molto importante. Allora, Gesù è re, Gesù lo è re, ma Gesù, a differenza dei re umani, non ha dei sudditi forzati. Voi sapete che sul pianeta Terra, se io nasco in uno stato dove c'è una monarchia, dove c'è un re, che a me piaccia o non piaccia, mi stia simpatico o mi stia antipatico, condivida le leggi o non condivida le leggi, io sono suddito di quel re, gli devo obbedire, e se non gli obbedisco vado incontro a sanzioni. Ecco, Gesù sul pianeta Terra, nella regalità che ha manifestato nella storia, non impone nulla a nessuno, non si impone a nessuno. Cioè, Gesù non regna qui se non su coloro che lo riconoscono come re e vogliono che lui regni sulle loro anime. Capite? Noi siamo qui oggi, per esempio, a messa. Sapete che esiste il terzo comandamento: ricorda di santificare le feste. Quindi il nostro essere qui oggi è adempimento di un comandamento del Signore, d'accordo? Ecco. Ma tutte quante le persone che in tutta Italia, in tutto il mondo, tutti i cattolici che oggi non stanno andando a messa la domenica, che cosa gli succede? Gli succede qualcosa? Cioè, Dio manda gli angeli
armati a casa loro a prenderli, a bastonarli, a dire guardate in che adesso succede la fine del mondo, succede così oppure no? No. Perché? Perché Dio vuole che dinanzi a questa cosa tu ti ci metti dinanzi, capisci che è una cosa buona e giusta, volontariamente la fai e volentieri vieni a farla, non come uno schiavo forzato. Certo che se non lo fai, fai una cosa grave, ma di questa cosa grave in questa terra non viene chiesto conto, diciamo così, coercitivo, coattivo. Capite? Questo è una cosa bella perché ci fa comprendere quanto Dio nel suo regno voglia dei figli liberi, non degli schiavi forzati. Ma al tempo stesso capite che ci carica anche di profonde responsabilità. Capite? Perché siamo noi, come dire, in certo modo interpellati, provocati a dover confrontarci con il Signore e aprire il cuore all'esercizio della sua regalità su di noi, cioè piano piano conoscerlo e conoscere quello che vuole sempre meglio e volontariamente obbedirgli perché lo riconosciamo come nostro Dio, come nostro Re e come colui che è la verità, è il sommo bene e a cui assolutamente è cosa buona e santa affidarsi integralmente senza remore, senza limiti e senza limitazione. Ecco perché questo è uno dei motivi per cui nostro Signore e anche la liturgia della Chiesa di questo anno liturgico ci propone Cristo Re crocifisso. Allora, guardate, io spero, no? Noi non, in qualche circostanza dobbiamo fare finta, dovremmo come fare finta che non sappiamo niente, d'accordo? Noi adesso sappiamo più o meno come sono andate le cose, lo sappiamo che Gesù è morto in croce, queste cose qui, no? Però proviamo a immedesimarci, proviamo a fare un vuoto di memoria. Andiamo a Gerusalemme dinanzi alla scena che abbiamo contemplato nel Vangelo. Ma chi di noi poteva pensare, passando davanti al Monte Calvario quel giorno, c'erano tre crocifissi. Gesù tra i tre era quello che stava messo peggio di tutti perché era stato flagellato e coronato di spine e era l'unico a essere crocifisso con i chiodi, perché i ladroni stavano crocifissi non con i chiodi, stavano legati con le corde. Quella condanna veniva data ai peggiori criminali che esistano. Ma capite, cioè, sapete chi è quello che stava in croce? Quello che sta in croce è Dio, è il Re dell'universo. Quando gli dicevano, se tu sei figlio di Dio, avete sentito che nemia tartassante, no? Ah, tu sei figlio di Dio, e allora salva te stesso. Ah, sei figlio di Dio, salva te stesso. Il ladrone cattivo, ah, sei figlio di Dio, facci scendere tutti e tre. Dimostraglielo, fai un bella... Ma secondo voi, alzate un po' la mano, ma Gesù poteva scendere dalla croce secondo voi oppure... Eh no, stava inchiodato, non ce la può fare. Che pensate? Poteva scendere secondo voi oppure no? Vi vedo un po' perplessi. Ci credete che Gesù Cristo è figlio di Dio oppure no? Gesù Cristo poteva scendere dalla croce in qualunque momento. Non solo poteva scendere dalla croce in qualunque momento, poteva fulminarli a tutti quanti quelli che stavano lì davanti. Cioè, quando qualcuno lo sentiamo bestemmiare in maniera volgare, grossolana, voi pensate che Dio non potrebbe, seduta a stante, non gli fa manco uscire il finale della bestemmia e lasciarlo secco lì dove si trova? Non potrebbe farlo secondo noi? Potrebbe farlo e come? Non è che Dio non può farlo, ma Dio non vuole farlo. E perché non vuole farlo? Perché non è sceso dalla croce Gesù? Perché Gesù non voleva salvare se stesso, ma voleva salvare noi. E sapeva che per salvare noi quella morte doveva subire. Quindi non è che non poteva, ma non ha voluto. Non è che lui non può fulminare seduto a stante un bestemmiatore, ma non lo vuole fare. Perché i conti se vanno tutti quanti alla fine. E fino a quando c'è la vita terrena, Dio pazientemente, amorevolmente, aspetta che noi un giorno o l'altro apriamo il cuore, ci convertiamo e riconosciamo a Gesù volontariamente quella regalità che ha sulle nostre anime e la viviamo volontariamente. Solo se fino alla morte continuiamo a dire no, 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 e fino alla fine è no, allora poi sono guai. Perché abbiamo soltanto la vita terrena, perché nella vita terrena ci è dato il tempo per riconoscere e accogliere Gesù come il nostro Re. Quando la vita sarà finita, perché anche quando saremo morti, gli atei e i non credenti si troveranno di fronte al nostro Signore, tutti con la croce in mano, dicendo guarda figlio mio,
io, senza che tu me lo chiedessi, senza che tu ne fossi cosciente, senza che tu lo sapessi, sono venuto sulla terra, ho vissuto come te, mi sono fatto carico dei tuoi peccati, delle tue pene, delle tue sofferenze, per il tuo bene. Ho cercato per una vita di trasmettertelo, di darti, di farmi ascoltare da te, di chiederti di aprirmi il cuore. Non è voluto, non è voluto, non è voluto. Adesso che facciamo? Cosa dovrei fare con te che per una vita e fino alla fine non mi hai voluto e mi hai rifiutato, volendo qualcun altro? Rispondiamo noi a questa domanda. Cosa dovrebbe fare il nostro Signore? Ci può portare per forza in paradiso? Il nostro Signore in paradiso, per forza in paradiso, non ci porta. Come non ci costringe a riconoscerlo come re, così non ci costringerà ad andare in paradiso, capite? La possibilità di quella che la Chiesa chiama la perdizione non è dovuta alla cattiveria di Dio o alla non bontà di Dio, ma è la conseguenza ultima della scelta che Dio ha fatto di non imporsi a noi, ma di proporsi a noi e di voler essere riconosciuto e accolto con un atto libero di risposta al suo amore. Questa è la festa di oggi. Allora, se noi oggi accogliamo volontariamente e liberamente Gesù come nostro re, fino a che punto voglio che Gesù regni nella mia anima? Chi sono i santi? I santi sono quelli che hanno detto a Gesù: tu sei il re? Bene, piano piano fammi capire tutto, dimmi tutto, qualunque cosa tu mi farai comprendere, mi dirai, mi chiederai, io ti dirò sempre di sì. Fino a che punto? Nessun limite. Possiamo anche dargli dei limiti, qualcuno che può dire: va, senti, io a messa la domenica ce vado, le preghiere della mattina e della sera ci vado, cerco di non fare guai troppo grandi, ma di più non me va. E il nostro Signore lo rispetta. In base a quello che noi, come dire, diamo, riceveremo. Però, capite, più dilatiamo l'ambito del cuore alla regalità di Gesù sulla nostra anima, più camperemo meglio qui, più camperemo molto più felici e molto più in pace, e più in alto andremo in cielo. Meno questo accade, e meno la nostra vita sarà bella sulla terra, e meno sarà gloriosa in cielo. Quindi capite questa bellissima dimensione, ma anche molto impegnativa, della nostra fede divina e cattolica. Beh, noi siamo felici di poter dire in questa messa: Gesù, vieni, regna su di noi, e di pregarlo anche che al suo regno di giustizia, di pace e di amore, come sentiremo dire tra poco nel prefazio splendido di questa messa, si aprono tutte le genti, perché solo ubbidendo volontariamente e gioiosamente a Lui si può vivere una vita degna di questo nome, una vita degna di essere vissuta, e tante cose che attanagliano e che complicano non poco la vita terrena possono andare a soluzione, perché seguendo Gesù certamente tante cose brutte che noi vediamo nel mondo non si vedrebbero se tutti obbedissero gioiosamente, sinceramente, al nostro unico Dio, Salvatore, Redentore e Re. Siano lodati Gesù e Maria.